Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di Hunting Simulator 2. Non è una vera e propria recensione, ma voglio illustrarvi alcune caratteristiche che mi hanno colpito. Per maggiori informazioni sulla recensione vi invito a consultare il link che vi allego nella descrizione del video. In questo video, diciamo, voglio più che altro illustrarvi alcune cose molto interessanti. Allora, partiamo prima di tutto dal fatto che il gioco inizia con la creazione del personaggio, con un tutorial che vi illustra tutto quello che c'è da sapere, per poi ritrovarvi qui, nella vostra abitazione che funge da hub di gioco, da dove poter accedere a varie funzionalità che vedremo in questo video. Partiamo prima di tutto da questa, che è la wiki, ossia una libreria dove poter consultare tutte le informazioni sul mondo della caccia e sul gioco. Sul gioco, chiaramente, cioè le multe, come funzionano, i binocoli, le esche, i richiami e così via dicendo. Quindi grazie a questa libreria potete poi avere tutto quello di cui avete bisogno per iniziare a giocare. Quindi diciamo, consultate la wiki e avete una bella infarinatura su quello che dovete fare. Dopodiché ci spostiamo qui nell'armeria personale. Come vedete non ci sono armi perché vanno acquistate nel negozio, lo vedremo tra poco. Ogni arma naturalmente vanta caratteristiche uniche e le vedremo nel negozio tra breve. Quindi una volta che avete acquistato le armi le trovate qui e potete selezionarle in qualsiasi momento. Dopodiché passiamo a... No, prima di vedere il negozio, passiamo alla musica, qui, che può essere sbloccata e selezionata, magari se volete rilassarvi tra una caccia e l'altra. Qui avete modo di sfoggiare il vostro bel compagno di avventura, il poligono di tiro dove esercitarvi prima di una caccia e, dulcis in fundo, il negozio. Ed è questo... quello che mi ha colpito maggiormente di Hunting Simulator 2, perché rispetto al precedente capitolo vanta una quantità industriale di acquistabili. Acquistabili ovviamente con denaro in gioco, quindi non ci sono le microtransazioni, tranquilli. Partiamo dalle licenze. Per poter cacciare avete bisogno di una licenza. Non potete magari cacciare conigli se non avete la licenza. Ogni licenza va acquistata con il denaro guadagnato in gioco, anche se partite comunque con una bella base di soldi, per poter cacciare queste specie. Ad esempio, se decidete di cacciare le anatre, acquistate la licenza. Però tenete bene a mente che le licenze vanno riacquistate a seconda del territorio dove vi trovate. Ad esempio, se decidete di cacciare in un territorio e acquistate la licenza, poi non potete usare la stessa licenza altrove. Quindi, diciamo, decidete con attenzione le licenze da acquistare. Come vedete, in basso a destra ci sono i calibri. Attenzione, perché se selezionate, ad esempio, le anatre, tenete bene a mente quei calibri, perché quando acquisterete le armi, ovviamente non è che acquistate un'arma a caso, ma dovete acquistare un'arma che sia adatta a cacciare questa specie. Ora, spostiamoci sulle armi. Le armi si differenziano in categoria. Abbiamo i tradizionali fucili, poi ci sono i fucili a canna liscia, i fucili sportivi e moderni, che sembrano tipo mitraglie, archi e balestre, che ci sono alcune poi balestre davvero interessanti, come potete vedere in estetica. Chiaramente le armi non variano solo in design, ma anche caratteristiche e prezzo. In basso a destra, come vedete, c'è sia il prezzo, il tipo di arma, il numero di colpi a disposizione e l'azienda produttrice. In questo caso qui subentra ciò di cui vi ho detto prima, cioè il calibro. Ora, se avete intenzione di, ad esempio, cacciare le anatre e selezionate questo fucile, avete qui solo un calibro, però a volte vi capiterà più calibri. Quest'arma, questo calibro, è adatto per le anatre, quindi assicuratevi prima di tutto di scegliere il tipo di animale da cacciare. Dopodiché l'arma giusta, perché non potete cacciare un'anatra con un calibro diverso perché venite multati e ovviamente la preda non è valida, quindi assicuratevi non di acquistare a casaccio ma di scegliere
il tipo di preda, tenendo bene a mente il calibro, e poi acquistare l'arma adatta a quel tipo di preda, quindi tenendo presente il calibro. Detto questo, passiamo all'ottica. Ovviamente una buona ottica vi permetterà di cacciare animali dalla distanza. Ogni ottica, come vedete, ha il prezzo e ha anche delle caratteristiche. Anche in questo caso, ovviamente, è importante acquistare un'ottica adatta allo scopo. Oggetti. In oggetti ci sono appunto svariati oggetti che potete acquistare per cacciare al meglio. Partiamo dai binocoli, che variano in caratteristiche. Come vedete, ogni binocolo ha un design differente, un'azienda diversa, il prezzo eccetera, ma anche caratteristiche diverse. Ad esempio, con un binocolo potete arrivare ad una certa distanza, con un altro ad una distanza maggiore, e così via dicendo. Poi passiamo alle polveri segnavento. Le polveri segnavento, come potete vedere, permettono di avere delle agevolazioni durante la caccia e variano ovviamente in tipologia. Poi ci sono i richiami chiaramente variano a seconda della specie che volete cacciare, quindi anatre, fagiani, alci, cervi e così via dicendo. Quindi torniamo sempre allo stesso discorso: scegliete l'animale da cacciare e acquistate la licenza, scegliete il fucile con il calibro giusto, scegliete poi il richiamo giusto. Poi abbiamo gli antiodori, che permettono appunto di coprire l'odore riducendo la probabilità che gli animali vi fiutino, perché ovviamente se gli animali fiutano la vostra presenza scappano, quindi tenete bene a mente anche questo. Infine vi sono le erbe, le esche aromatiche, non so perché avevo in mente le erbe, le esche aromatiche, che ovviamente ogni esca ha la sua funzione, e torniamo sempre allo stesso discorso che varia a seconda della specie da cacciare. Poi ci sono i compagni e gli indumenti. Gli indumenti sono per lo più estetici, potete acquistare copricapi, camicie, guanti, pantaloni, scarpe e zaini. Gli zaini invece hanno caratteristiche differenti perché, come potete vedere, permettono di trasportare più armi, più oggetti e così via dicendo. Infine ci sono i compagni, che sono i segugi, che variano in razza e in colore e in prezzo, però fanno tutti la stessa cosa, quindi non è che magari se acquistate questo segugio avete maggiori opzioni e abilità rispetto a questo. Sono più estetici, e i segugi possono essere controllati per cacciare. Possono magari individuare le tracce, gli animali da cacciare, aiutarvi durante l'attività della caccia. Ora, prima di concludere il video, perché vi ricordo che la recensione vera e propria è sul blog e vi allego il link in descrizione, voglio mostrarvi il gameplay. Ora, una volta che avete acquistato l'arma, gli oggetti, l'animale da compagnia, avete acquistato tutto quello che dovete acquistare, vi siete esercitati, eccetera, dovete partire per la caccia. Ora, premetto che non vi è una storia vera e propria, non è che vi è una trama da seguire, missioni ben precise, obiettivi stabiliti. È una caccia libera, essendo un simulatore. Come vedete, ci sono diverse regioni, diverse nazioni nelle quali potete cacciare, e in ogni nazione, come vedete, ci sono determinate specie di animali, e qui torna il discorso di cui vi ho parlato prima per le licenze. Quindi se acquistate ad esempio la licenza da caccia per l'anatra in Europa, non potete usarla nel Colorado e così via dicendo. Quindi una volta che vi siete assicurati la licenza per cacciare una determinata specie ed avete scelto la zona e vi siete equipaggiati a dovere, lasciate liberi di cacciare. Quindi avete a disposizione il radar, la mappa, il vostro compagno di viaggio e tutto l'occorrente. Però prima di scendere in campo e cacciare, assicuratevi di avere il giusto calibro. Quindi se avete acquistato la licenza per le lepri ed avete acquistato il fucile per le lepri, non potete cacciare magari le anatre e così via dicendo. Le mappe sono estremamente generose in dimensioni, sono davvero grandi, come potete vedere, perdersi è facile.
sono titaniche, però potete impostare dei segnalini che vi permettono appunto di ricordarvi che lì c'è magari una determinata specie o un elemento di cui avete bisogno, come ad esempio la torre dove appunto appostarvi o la tenda per riposarvi o la tenda da caccia e così via dicendo. Quindi una volta fatto questo potete orientarvi con il radar in alto in stile Fallout, andare in giro e cacciare le vostre predi. Dopodiché, una volta uccisa la preda, potete decidere se esporla come trofeo nella vostra abitazione o se rivenderla per guadagnare denaro per l'acquisto di uno dei tanti elementi di cui vi ho parlato che sono presenti nel negozio. Quindi, se siete alla ricerca di un buon simulatore di caccia completo, profondo, coinvolgente, allora Hunting Simulator 2 potrebbe fare al caso vostro.